visto il titolo di questo video, ve la faccio io la domanda. Qual è il vostro film horror preferito? Scrivetemelo qui sotto con un bel commentino. Sono curioso. Oh, ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, benvenuti in questo nuovo video. Sigla, subito vai! Eccoci qua. Perché ve l'ho chiesto? Perché ovviamente il serial killer della saga di Scream spesso chiede alle sue vittime qual è il tuo film horror preferito. E quindi, insomma, ecco, scrivetemi qua sotto qual è effettivamente uno dei... So che non è facile dire questo è il mio preferito, questo è su tanti film che uno vede, però, così, per curiosità, il primo che vi viene in mente, il primo che quando dite un film horror, pa, quello è il primo che vi viene in mente. Il mio... Probabilmente morirei al telefono con il serial killer di Scream. Veramente difficile rispondere a questa domanda. Però se qualcuno di voi ha la possibilità di rispondere facilmente, scrivetemela qui sotto. Ma adesso, bando alle ciance, cominciamo subito con questa nuova recensione in sala. Oggi vi parlo dell'ultimo film della saga di Scream. Ovvero Scream 6 si chiama. Allora, la saga di Scream è una saga comunque cinematografica horror di fine anni 90, che non è male. Attualmente, da fine anni 90 è diventata inizi anni 2000 e primi anni 20 degli anni 2000, se possiamo dire. Di cosa parlo lo sapete tutti, insomma, c'è questo serial killer che ammazza ragazzi in questa città che non so neanche se esiste veramente, forse inventata, potrei dire una cavolata, probabilmente sto dicendo una cavolata. Ma comunque in questa cittadina vengono fatti questi omicidi e si deve scoprire nel film chi è che fa questi omicidi. La saga di Scream è sempre stata caratterizzata da un umorismo, diciamo così, quasi parodia dei classici slasher, quindi film horror con serial killer che ammazza tutti, degli anni 80, tutta quella roba lì, fino agli anni 70, inizio anni 80, quindi tutti quelli Halloween, Venerdì 13 e tutti quelli simili. E infatti effettivamente è interessante proprio per questo, perché oltre ovviamente a essere effettivamente un film horror che comunque mette una certa tensione, e anche interessante proprio la struttura di cercare di capire chi è e chi non è, insomma, è anche simpatico perché il nostro assassino spesso sembra quasi che non sappia che sia un po' alle prime armi, che inciampa, fa, gli vengono tirate cose addosso, boom, boom, boom. Non sembra una cosa invincibile, nonostante poi effettivamente sia difficile da prendere questo serial killer. Quindi il primissimo film è veramente grandioso, secondo me è veramente una gran figata. E successivamente poi sono stati fatti i seguiti più o meno riusciti, il 2, il 3, il 4, molto figo. E l'ultimo che era uscito, che si chiamava Scream, con la V nella scritta Scream, cioè la Scream 5, dell'anno scorso, 2022, che funzionava e no, diciamo così, nel senso che secondo me era interessante tanto perché comunque ci faceva rivedere i personaggi protagonisti, che erano appunto protagonisti dei film precedenti, Sidney Prescott, Linus e tutti gli altri, insomma, quindi era anche figo in questo, sapete, quelle classiche operazioni che vengono fatte adesso con personaggi giovani nuovi e i vecchi che subentrano, insomma. Le solite cose che poi vengono anche prese in giro dallo stesso film, perché la cosa interessante era proprio questa di Scream, che era abbastanza metacinematografico, film nel film, cioè l'inizio di Scream 4 che è clamoroso, fighissimo, il film non si capisce qual è il film che stiamo vedendo noi, secondo me è forse uno dei migliori il 4, veramente simpatico, veramente figo. Ma parliamo di questo Scream 6. Secondo me Scream purtroppo è un film che se... messo in mano a registi che non sono allo stesso livello del grande maestro Wes Craven, che aveva girato i primi quattro, purtroppo perdono quella verve che avevano, effettivamente. Già nel quinto si era visto questo, perché comunque la regia era, sì, similare, emulava un po' di Wes Craven, ma non raggiungeva la forza estetica di, appunto, Wes Craven. Quindi comunque era un po'... si vedeva che era un film fatto in omaggio a lui, ma non raggiungeva quei livelli. Nonostante ovviamente alcune piccole cose erano interessanti, certo, certe scene erano abbastanza ridicole e involontariamente ridicole, questo è il problema, però comunque diciamo che alla fine si vedeva tranquillamente. Questo Scream 6 secondo me
Niente, perde un po' tutto quello che c'era. Non è soltanto la mancanza della maggior parte dei personaggi protagonisti dei film precedenti, perché alla fine il film può essere comunque gradevole, ma secondo me è proprio la costruzione e lo svolgimento della storia con questi nuovi personaggi che sono abbastanza scontati, non tanto in quello che succede, perché comunque alla fine uno o due sono abbastanza telefonati, ma alcuni dici, boh, com'è possibile? Perché non, insomma, l'hanno resa un po' forzata tutta la storiella che c'è dietro. Se prima era una questione verso Sidney Prescott e tutte le persone che gli stavano intorno, adesso si è spostata un po' su un altro personaggio che sì, è legato a quelli vecchi, ma in maniera distinta, insomma, ci c'hanno fuori i fratelli, cugini, zii, nonni, padri. Boh, non lo so. Sinceramente, non mi ha totalmente convinto. Poi, secondo me, il film perde quella questione metacinematografica che, però, non è necessariamente il dire un personaggio che dice: nel sequel si fa così, nei sequel fanno così, quindi dobbiamo fare l'opposto. Non è solamente quello. Cioè, anzi, se non sbaglio, nei primi tre film e anche nel quarto non era così, non era così esplicito il fatto. Sì, c'erano i film da cui erano tratti gli eventi reali, però non erano così tanto sempre a dire perché nei film fanno così, ne fanno così, cioè non era proprio così, era più extra cinematografica la cosa. Quindi eravamo più noi che capivamo che il film, per esempio, il secondo era il sequel del primo film, e il terzo era il terzo della la conclusione della trilogia, e il quarto era il remake, però erano più velate queste cose e più inserite nella narrazione. Qui invece sono questi personaggi che ci spiegano, ci dicono come funzionano i nuovi sequel, i nuovi requel, che boh, nel senso sì, ok, ma insomma, dopo un po' anche meno. Poi ci sono dei discorsi da fare proprio a livello di credibilità di questo film, perché comunque ci sono dei momenti che. Allora, prima di tutto qui cambia l'ambientazione. Non è più ambientato a Woodsboro, ma a New York, che poi in realtà Woodsboro, ragazzi, ho scoperto adesso che esiste veramente. Questo invece si sposta a New York, quindi l'ambientazione è diversa. Lì era tipo un paesino, qui è proprio una grande città, quindi forse anche in questo senso le situazioni sono meno credibili, perché insomma, una grande città vengono fatte uccisioni così in mezzo alla gente, alla polizia, boh, non lo so. Mi sembra tutto un po' forzato a livello proprio di storia. Ripeto, quei personaggi sì, non funzionano come funzionavano magari quelli dei precedenti film. Inoltre, ripeto, la vena comica si è un po' persa, questo è molto più serio, il rapporto, la sorella piccola, i problemi, che la sorella piccola sembra sempre più intelligenti, più coscienziosi di quelli più grandi, questi rapporti così, boh, nel senso, non è che mi abbia convinto neanche in questo. Qualche scenetta è anche simpatica con le uccisioni, leggermente la tensione si sente, ma secondo me non è fatta in maniera interessante come nei film precedenti. Quindi nel complesso questo Scream 6 ha un po' perso lo smalto, diciamo così, hanno perso lo smalto, hanno provato a metterlo in un'altra ambientazione, concentrandosi sui nuovi personaggi, ma secondo me è tutto abbastanza visto e rivisto, a parte qualche scena che magari vi dico nella parte spoiler. E poi ci sono delle cose totalmente, secondo me, sconclusionate, cioè nel senso, nei film precedenti, per esempio nel quarto, quando viene fatta la festa, tra virgolette, o comunque c'è l'anniversario delle uccisioni dei film precedenti, vengono appese delle maschere appunto di Ghostface, ma la polizia volontariamente, perché comunque la vedono come una cosa di cattivo gusto, perché quelle sono cose che sono veramente successe e a poco tempo di distanza dalla fattura di quei film da cui è tratto appunto gli avvenimenti, gli stab, no? Gli squartati, che sono dei film nel film, che appunto sono ripresi dalle vicende narrate, le vedono un po' come di cattivo gusto queste cose, e secondo me è proprio ancora peggio che in una situazione del genere, come quella di Scream 6, si permetta alle persone di andare vestiti, soprattutto perché appunto stanno succedendo delle cose che appunto all'inizio ci potrebbe pure stare, le cose sono sempre successe in altre città, non è che possiamo totalmente non far vestire le persone in quel modo, no? Con la maschera, eh.
Però cavolo, è appena successo a New York più di un omicidio, cavolo, io direi, guardate, visto che è tipo Halloween, una cosa del genere, o comunque sono tutti mascherati in qual da qualcosa, evitiamo di metterci quei vestiti, quel vestito lì. Infatti, proprio per quello, questi si mascherano e non si fanno riconoscere, nessuno lo sospetta di gente vestita così, e questi ammazzano persone così, insomma, cioè, nel senso, un minimo di cosa, vietato totalmente che qualcuno si vesta così. Chi verrà trovato vestito così verrà arrestato, perché non è possibile che te vai in giro, che ci stanno persone che veramente vanno in giro vestite così e ammazzano le persone. Cioè, non è una cosa normale, secondo me. Questa, cioè, è troppo lasciato così. E infatti, ripeto, ci sono scene che tu dici, ma com'è possibile che questi stanno in giro vestiti così? Poi dici, magari non sono i killer. E invece sono proprio i killer. Cioè, nel senso, non tutti sono killer, ovviamente. Però, cazzo, non è possibile che vadano in giro vestiti da Ghostface e poi effettivamente ci siano persone che sono vestite da Ghostface e ammazzano le persone. Bisognava fare una cosa un po' più credibile. Niente, ragazzi, che vi dire, che dire di questo script? Secondo me, basta. Dovrebbero smetterla qui perché ci poteva stare il discorso post Sidney Prescott con degli espedienti che funzionavano o meno. Adesso che li abbiamo accantonati totalmente i vecchi personaggi, secondo me non c'è più quella forza che poteva avere quel tipo di cinema nei fine anni 90 e inizi anni 2000, e quindi secondo me la qualità dei film e anche quanto questi sono interessanti risulterà sempre inferiore. Purtroppo, o per fortuna, se a qualcuno piace sicuramente è incassato tantissimo, ci sarà un altro seguito, si capisce dal finale di questo film, però ripeto, secondo me hanno perso un po' lo smalto. Ed infatti, come avete visto dal titolo, scritta rossa la Scream 6, mentre per esempio quello precedente ti dà una scritta gialla, un film tiepido, quelli precedenti quasi tutti davano scritta verde, forse il 2 mi pare era un po' meno, ma comunque erano tutti abbastanza fighi. Questi qui secondo me stanno cominciando a perdere proprio smalto, si vede. E poi porca miseria, ragazzi, cioè, adesso lo dico una parte spoiler, però boh, vabbè, ragazzi, niente. Il mio voto per Scream 6 è 1,5 su 5, un film così, che non mi ha fatto impazzire, l'ho trovato spesso forzato e sinceramente, ripeto, ha perso smalto la saga, quindi che posso dire di più? Niente. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, noi ci vediamo alla prossima e sotto qui nella descrizione trovate tutti i canali per potermi seguire, per sapere quello che faccio, quello che non faccio, per farmi i cazzi miei e tutto quello che è TikTok, Instagram, Facebook e ovviamente YouTube. Iscrivetevi, cliccate sulla campanella degli avvisi perché più ne siamo, più vedete i miei video, più li condividete, più mettete like, più apparirò a qualcuno tra i video consigliati, più ci divertiremo, più vi sarò felice di fare i video, più insomma ci chiacchiereremo tante altre cose interessanti. Grazie. Per non aver visto Scream 6, non continuate con la visione perché adesso parliamo di qualche scena, qualche cosa che mi è piaciuta o meno. Va bene? E vi dico un po' quello che penso un po' del film nel complesso, perché a volte poi parlare senza spoiler è complicato. Quindi andiamo subito a parlare con questi spoiler. Vai, vai, vai! Allora, e vi dicevo, mi raccordo subito a quello l'ultimo discorso, perché sennò poi pure che me lo scordo. Cioè, alla fine in questi film, già in quello precedente, molti dei protagonisti si salvavano. Cioè, si salvavano tutti alla fine. E non è che non sia una cosa positiva che si salvano i personaggi. Ma cazzo, quello ha preso 10 coltellate, è rimasto lì 3 ore senza che nessuno lo soccorresse e non muore. Quell'altra, una coltellata, poppro, 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 e non muore. Cioè, non muore nessuno, muoiono solo i cattivi. Invece in quei precedenti non era così, cioè, alla fine la gente moriva, moriva perché sennò perde di credibilità, no? Cioè, sei un serial killer, non ammazza nessuno, che serial killer è? E niente, alla fine rimangono tutti vivi, è una cosa assurda questa, fa ridere, non è possibile che uno, quello ha preso veramente 10 coltellate, quel ragazzo un po' oscuretto, che in due sa cagnare così, e poi alla fine sei vivo. Ma come sei vivo? Come? Come che sei stato 6 ore a perdere litri di sangue? La polizia arriva 10 anni dopo, cioè tantissimo tempo dopo. Ma poi questi ragazzi sono passati pochi mesi, 6 mesi, o forse massimo un anno dagli eventi del primo, diciamo del 2022. E questi, boh, nel senso non viene neanche un pochino trattata la questione degli amici persi. Sì, ogni tanto se ne ricordo, boh, mi sembrano che sono abbastanza, me ne frega un cazzo, quelli sono morti tutti gli amici. Però
Vabbè, non lo so, che ti devo dire? Sembra una cosa così, si sono morti, vabbè, ok. Poi si ricollegano col suo fidanzato, che poi è quello di The Boys, no? L'attore di The Boys, che aveva il fratello, cugino, zio, la polizia, di qua, no? Boh, un macello, un po' un casino, quello è un poliziotto, sta alla polizia, pure abbastanza importante. Fingono la uccisione di quella, mi sembrano cose un pochettino troppo forzate, cioè, situazioni forzate, cioè nel senso quella viene uccisa, nessuno va a controllare che è viva, è comunque amica loro, cioè non è che cazzo, 3 secondi dopo stanno comunque a casa loro, cioè non è che quella è morta, fine, nessuno si va a accertare che sia morta, no. Non era morta, in realtà era stato fatto finta perché lui era poliziotto, quindi ha fatto nascondere il corpo. Ma che cazzo è? Ma cose che non esistono, sono super, super forzate. Per rendere il colpo di scena fanno cose assurde che non ci stanno proprio. Cioè. E poi ripeto, il film è anche perché questo qui si vede leggermente più sul serio rispetto agli altri. Ripeto, proprio per le tematiche che vuole affrontare, il fratello, la sorella più piccola, la fratella più grande, e tu lasciami in pace, fammi vivere la mia vita, solite cose da generazione Z che vogliono essere sempre liberi, liberi, non capiscono un cazzo, ma vogliono essere tutti liberi e liberi, no? Questi discorsi che fanno qua, che vengono trattati. Cosa che invece negli altri film non c'era, non era più tutta una questione di, a livello di thriller, tensione, come viene generata. Qui, boh, non lo so, io ripeto, ci sono poche scene che mi sono piaciute. I killer spariscono nel nulla e ripeto, non siamo in un posticino che ci stanno i parchi, le cose dove uno si può mezzo nascondere. Cioè, qui siamo a New York, la gente in un palazzo di 10 piani, Pia sparisce dentro una casa, nessuno lo trova. Cioè, diventa irrealistico perché una città così grande è vero che ci si può nascondere, però c'è anche il rischio che poi soprattutto vestiti così. Che se venga scoperto è che è pieno di gente che va in giro, capito? Magari di notte a New York c'è molta più gente in giro che a Vosboro, che sta nel niente, capito? Questo voglio dire. Quindi è tutto meno comprensibile quello che succede, è tutto meno accettabile. E poi se non è nel finale con quelli che c'hanno il teatro, con tutte le maschere di tutti i film, lei che continua a parlare con sto padre morto, Linus, la Loomis, come cazzo si chiama? Che era un serial killer psicopatico, cioè, ma come fanno ancora? Lo fanno diventare tipo mezzo buono. Lei si capisce vuole essere cattiva, ma non è cattiva un cazzo, perché comunque alla fine ammazza solo i nemici, cioè i cattivi. Quindi, boh, nel senso, vogliono fare tante cose, ma alla fine è un film abbastanza scontato, che cerca di non essere scontato, ma poi quando si risolve, alla fine le cose non tornano bene, tutte le cose che sono successe, e quindi niente. Purtroppo è un film che ha perso totalmente smalto e che forse funzionava solo in certe mani che appunto sapevano quello che doveva girare, quello che dovevano fare i personaggi perché era il creatore, come Wes Craven. Quindi niente ragazzi, questo Scream 6 è un filmaccio, secondo me, un film di basso livello, veramente deludente. Il più deludente della saga, questo è sicuro. Il mio voto è 1,5 su 5, nella descrizione trovate tutto. Ci vediamo alla prossima e al prossimo film che recensirò. Nei commenti scrivetemi il vostro film horror preferito se ce l'avete e seguitemi su Instagram, YouTube, tutto, insomma, lo sapete, no? Come al solito. Alla prossima! Sorpresa! Sorpresa, Cindy! Scherzi, muovi di dettaglio.